Punto secondo, un gruppo che ha fatto immediatamente quadrato e che si è ributtato subito sul campo per lavorare, non dando eccessivo peso ai commenti post-gara di domenica scorsa. Terzo punto, un gruppo che va avanti per la sua strada al 13 luglio, data d'inizio del ritiro di Pavullo, consapevole della sua forza, dei propri limiti e soprattutto che l'ambiente esterno non deve assolutamente minare gli equilibri dello spogliatoio. No. Incredibile. Il mio commento è questo. Ecco, io ho commentato. Mo commentate rientra voi. In una strategia che mo però non posso spiegare. Del terrore, sì, no, guerra fredda. Che strategia è questa? E non la posso spiegare. Ma secondo me lo dico io. Tu non ti lo dico io, probabilmente no, quello che voglio dire. Sono forse aver capito i limiti di questa squadra. A me dispiace, guarda, non l'ho letto questo editoriale. Non l'ho letto, mi hanno dato all'ingresso il settimanale, non so, quello lì. L'ho messo tranquillamente lì, poi l'ho dimenticato di solito come si dire. Non l'ho letto, no, a me dispiace perché sembra che quello che abbiamo detto velocemente, poi passo e chiudo, non parlo più, assolutamente, quello che abbiamo detto dopo Pescara sia quasi un'accusa, diventano delle accuse come facinorose, a me dispiace molto. Perché vorrei tanto un rapporto diverso, vorrei così essere sincero come sono stato sempre io e gli altri e avere un ricambio così ugualmente a quello che facciamo noi. Io ho parlato, abbiamo parlato del Pescara, una sconfitta probabilmente così perché è arrivata per essere più aggressiva la squadra. Abbiamo detto che forse eravamo anche... Per me ti stai giustificando? Quindi no, cioè, no, guarda, non ma scherziamo. Ma no, io non è che mi giustifico. Perché io non devo rendere conto no, a nessuno. Ma io... Secondo me questo editoriale lo legge Longarini padre. Dispiace molto. Evidentemente farà piacere. Ma sempre a livello sotto il profilo sportivo. Poi ma non scherziamo, non, per cortesia. Non giustifico non nulla. No, questo interneo si dice cercare l'unto, Massimo, prego. No, bene. No. Io dovrei astenermi. Dovrei necessariamente astenermi. Vabbè, invece... Non sono d'accordo con Andrea, mi dispiace, non sono d'accordo perché in questo momento con 3.500 persone che sono ritornate allo stadio probabilmente bisognava essere meno prudenti, forse c'è stato un peccato, un eccesso di prudenza, un voler buttare lo sguardo un po' più lontano o più terra internano mette le mani avanti usiamo i termini un po' più. Io credo che invece i sogni vanno alimentati, la gente va aiutata a rinnamorarsi della Ternana. Domenica l'applauso che c'è stato comunque alla fine della partita, in una partita persa, è importante e la gente va aiutata a riabbracciare questi colori. Io, quindi francamente ho detto il mio commento per tutto sommato forse era meglio non scriverle queste cose. Succede a caso. Manini che vuol dire? Sapete benissimo come la penso, ma non lo dico certo per televisione. Ecco. Vabbè. Perché lo devo... No, dico vabbè, dico va bene, no? Io me l'aspettavo invece per dire. Sinceramente non capisco dove fossero queste critiche nella partita dopo il Pescara, non lo so, insomma, ecco, non so se loro hanno se Andrea Montemari ha sentito qualcosa o ha parlato con qualcuno. Io sono sinceramente tutte queste critiche non le abbiamo fatte, nessuno le ha fatte dopo la partita col Pescara. Vabbè, il discorso alimentare il sogno, Massimo, sì, d'accordo, è vero, però è anche vero che la tifoseria non va troppo illusa, perché se la tifoseria fosse stata troppo illusa come in altri anni, al primo pareggio pioveva i fischi. Invece io ho apprezzato gli applausi alla sconfitta di ieri. Abbiamo anche sottolineato che comunque la progettualità non prevedeva questi. Non ci dobbiamo giustificare. No, ma io non è che mi giustifico, voglio un attimo far capire a chi è lì dall'altra parte del video che insomma, oppure chi ha scritto. L'amico Andrea Montemari, cioè, ma mica perché cambia qualcosa a livello di personalità oppure di rispetto reciproco, stiamo parlando di calcio, però a me dispiace quando si sottolineano queste cose, perché proprio da questi studi non sono partite critiche, anzi sono partite critiche costruttive. No, io giustifico il programma vostro perché l'ho ospito io, poi chi è andato oltre... No, non ci sto a giustificarmi perché non ho niente di cui giustificarmi. Io non penso neanche
anni che ce l'avessimo fatto, che ci fosse stato un imputato con questa trasmissione. Chi l'ho vista anche quell'altra trasmissione? Io non l'ho letta. Io dico e concludo e vorrei chiudere questa parentesi spiacevole dicendo: la gente, i ternani, i sportivi, i tifosi vanno aiutati a sognare. A me mi dispiace. Vanno aiutati a sognare perché ne hanno bisogno, ne abbiamo bisogno. Senza essere illusi eccessivamente. Senza illuderci e senza essere illusi. Poi ci vuole anche la credibilità. Va bene. Abbiamo finito il tempo a disposizione. Saluto Enrico, ci vediamo martedì prossimo. Grazie a Paolo Grassi. Ma grazie a voi. Allora, ripetiamo per tutti gli amici. No. Giovedì Danucci legge Dante, fine 10 ore, ore 21. Venerdì invece Super Quark con Rosario Murro e le schede di Gel. Si scherza, drammatizziamo proprio perché non vogliamo creare casi, però che il fine 10 ore era troppo bello. E a cavolo di Reni cerchiamo di portare a casa un punto in tutti i modi. Ecco. Ci vediamo martedì, Gigi. Sì. E ci vediamo alla prossima, Rosario. Buonasera. Buonasera. Ciao. Buonasera a martedì. Ciao a tutti.